moderato che teme soprattutto l'aggressività dei tedeschi e che pertanto tenterà in tutti i modi di evitare un arrembaggio da parte dei giocatori tedeschi. Vedete inquadrato intanto sui vostri teleschermi Franz Beckenbauer e il senza quantunque anche la Germania stia uscendo da un non facile periodo di congiuntura economica. Vanta Amburgo come tale, naturalmente il polmone della città e il porto fluviale sull'Elba, attivissimo. E pensate, distante dalla foce dell'Elba stessa ben 100 chilometri. L'Amburgo è una delle formazioni più note del football tedesco, della Bundesliga, ha vinto 6 scudetti, ha trionfato in campo e naturalmente l'Inter ha tutto l'interesse a cercare di segnare almeno un gol. Ecco Altobelli, ecco il suggerimento per Rummenigge che mette a terra bene, un dribbling, palla su sinistra, nuovo dribbling, tiro, gol! Gran gol di Karl-Heinz Rummenigge, splendida prodezza del giocatore tedesco, intaccato alla perfezione da Altobelli ed è dopo 1 minuto e 12 secondi di gioco il pareggio davvero mirabile da parte del giocatore più atteso alla vigilia, il grande Kalle Rummenigge. Ecco che rivediamo, vedete che salta una volta, due volte Jacobs e poi fa secco il portiere Stein con una staffilata imprendibile. Tutto molto bello.